Ciao ragazzi, vi siete mai chiesti come nascono i bambini? Beh, con questo video oggi lo scoprirete. In pratica partiamo con un bambino base, dopodiché si sceglie il colore, se lo vogliamo maschio o femmina, dopodiché scegliamo il colore del pannolino. E a questo punto eccoci qua, nostro padre ci prende in braccio e si va! Dove lo portiamo? Allora, innanzitutto vuole farsi un bagno perché è appena nato e quindi bisogna lavarlo. Ecco fatto, missione compiuta. A questo punto bisogna cambiare il pannolino e andiamo all'apposita postazione. Ha fatto la cacca! Ok, chiudiamo il tutto. Perfetto! E adesso andiamo dall'infermiera senza braccia che ci aspetta qui dietro. Ah no, ce l'ha dietro la schiena. Ok, molto lentamente portiamo questa bambina con la testa gigante. E ci riempiono di stelle, guardate che bello! E adesso abbiamo fatto. Possiamo procedere con un altro bambino e quindi iniziamo. Allora, innanzitutto cerchiamo di non farci schiacciare da questa cosa. No, niente, sta bambina, poverina, è già partita malissimo. Ok, scegliamo se è maschio o femmina. Il colore, ma scusa, da femmina, maschio, vabbè. Diamogli il ciuccio così sta buono. Prendiamo una tutina ed ecco qua la nostra mamma. Guardate com'è in forma, anche se è appena partorito. Ok, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Cambiare il pannolino e dargli da mangiare. Io direi prima da mangiare. E mangia, bravo piccolino. Non mi ricordo più se era maschio o femmina, boh, forse era maschio. E adesso gli cambiamo il pannolino. E adesso lo riportiamo dalla solita infermiera lì giù. Però se noi ci fermiamo qui, ci prendiamo qualche altra stella. Cosa serviranno queste stelle? Non lo so, ma io... No, ma aspetta, ma non le ho prese, gliele ho date. E che cosa mi dai in cambio? Non lo so. Vabbè, comunque mi ha approvato il bambino, mi ha dato altre stelle e via. Andiamo al livello 3. Ma quale sarebbe la difficoltà di questi livelli? Credo non farsi schiacciare il neonato. E invece io non ci riesco. Ma come faccio a non farlo schiacciare? Vabbè, pannolino a sorpresa. Prenditi il ciuccio così non piangi. Questa la facciamo femmina, dai. Capelli biondi. Un altro ciuccio? Ci servirà? Boh, vabbè. Qui c'è una cosa che è meglio evitare ed ecco nostra madre che non sembra molto felice di vederci, forse perché abbiamo questa testa gigante e non gli piace? Allora, cambiamo pure a lei il pannolino, sì, ok, grazie di farmi vedere sempre quella bella cacca come immagine di anteprima, facciamola mangiare. Ma cosa sta mangiando poi? Una specie di sbobba con gli Smarties? Ok, qui vuole 4 stelle. Ah, ok, io man mano che gli do le stelle mi sblocca delle postazioni nuove. Ma qui mi sblocca la postazione delle puzzette. Beh, dovrebbe essere una cosa bella. Vabbè, comunque portiamola qui. Approvata pure questa e vai. A questo punto arriviamo al livello 4. Il temibile livello 4. Qui abbiamo una novità. Possiamo scegliere addirittura il colore degli occhi. Facciamoglieli verdi, che sono il colore più raro di tutti. Femmina, anche perché non mi fa scegliere altro. Tutina rosa, ciuccio, colore della pelle. E ecco qua nostra madre. Ma questa è sempre quella di prima. Ha fatto 2 figli. Vabbè, però questa volta possiamo fare qualcosa di diverso. Possiamo andare alla postazione della crema, che è quella che abbiamo creato prima. Vediamo che cosa facciamo di diverso. Allora, sta mano che non mi sembra quella di mia madre, perché non era scura, vabbè, ha fatto qualcosa, non lo so, non mi è piaciuto. Comunque, con 25 stelle possiamo sbloccare questa postazione, ma ce ne mancano ancora 8, quindi per il momento andiamo a farci un bel bagnetto e vediamo se questo bagnetto ci farà guadagnare abbastanza stelle per sbloccare la prossima postazione. E adesso la pappa, che è sempre la solita. Comunque questo gioco, ragazzi, non è per niente bello, io ve lo dico, lo sto facendo così perché in realtà sto portando fuori il cane e mentre porto fuori il cane sto giocando a questo gioco scemo e quindi già che c'ero ve lo faccio vedere perché ogni tanto è utile anche vedere i giochi brutti, così non li scaricate, anche se ogni volta che io vi faccio vedere un gioco e vi dico che è brutto, voi mi scrivete che invece è bellissimo e ve lo scaricate apposta, quindi io non lo so se in realtà faccio bene o male a fare questi video. Comunque adesso faccio un bel maschietto. Questo cappellino, oh, questo è carino, dai, comincia a piacere anche a me, guardate che carino. Oh, gli ho fatto dare una sculacciata.
pannolino a sorpresa ed ecco di nuovo la nostra bella mamma. Tanto ci sono quattro mamme in tutto, no, due per il momento e un papà, perché di papà me ne è capitato soltanto uno. Posso intanto però già sbloccarmi questa postazione, anche se non me ne faccio nulla perché non ho questa cosa da fare. Però guardate che carina, è un'area gioco. Vabbè, diamogli da mangiare. Mangia bene tutti questi Smarties colorati che ti fanno crescere sano e forte, non con il diabete, no. E adesso qua, cos'era? Sì, la crema, sempre questa mano volante che è la mano della famiglia Adams, che mette la crema sulla pancia e poi ci facciamo il bagnetto, perché prima mettiamo la crema e poi ce la togliamo con il bagnetto. Normalmente si dovrebbe fare il contrario, tra l'altro il bagnetto col cappello mi sembra giusto. E adesso via dalla signorina infermiera inquietante che sta qui da sola, ferma, immobile, che si prende nostro figlio e ce lo approva. Ma aspettate ragazzi, questo forse non è l'ospedale in cui nascono i bambini, questo è il luogo in cui i bambini vengono proprio creati, cioè la loro anima finisce in un corpo. Ah, infatti vedete che siamo sulle nuvole, tipo una specie di paradiso. Però questo qui mi sembra uscito da Matrix. Oddio, piange. Oh, ma perché dicono le parolacce? Vabbè, comunque io voglio andare a provare questa postazione dei giochi perché l'ho sbloccata e sono curiosa di vedere che cosa mi fa fare. Oh, che carino, gioca lui. Questo sarà un bambino molto giocoso. Vabbè, andiamo da questa signorina che adesso spedirà il bambino sulla terra, anche perché, come vi avevo premesso, questo video vi spiega come nascono i bambini. Ecco, i bambini nascono così. C'è questa specie di tappeto nelle nuvole in cui vengono creati. Questa ad esempio la creiamo con gli occhiali da sole perché è molto chic, e anche il cappello da gatto mi sembra giusto, il ciuccio, pannolino a sorpresa e via. Allora piccolina, andiamoci a far mettere la crema da quella mano volante inquietante. Adesso cambio pannolino, che ormai siamo degli esperti, e poi il bagnetto. Comunque questo gioco penso che sia tutto così, ragazzi. Io non so perché ci sto ancora giocando, forse perché sono ancora in giro con il cane e quindi ho soltanto una mano libera e non potrei fare altro, ma io direi che posso finire qui questo video assolutamente inutile per un gioco ancora più inutile. Quindi quest'ultimo bambino gli voglio far prendere tutte le botte possibili, voglio vedere che cosa fa, se mi dà comunque qualche stella o se mi rispedisce all'inizio del gioco. Poverino. Dai, sorpresa. Vabbè, ma poi che senso ha che devo fare le cose a sorpresa? Guardate come piange. Ma non posso ancora sbloccare niente di nuovo. Ah, ecco qua ne servono 40. Bene ragazzi, niente, questo bambino rimarrà così, senza pannolino cambiato, senza cibo e senza giochi, ma io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!